Ciao ragazzi, bentornati. Si riparte con un nuovo anno. Sono proprio contento di potervi dare un saluto ufficiale a tutti quanti contemporaneamente e un benvenuto fortissimo e grande a tutti i ragazzi di prima. Questo è il primo buongiorno dell'anno che facciamo a reti unificate, come si dice, una tradizione, un modo di fare che abbiamo un po' conosciuto, imparato e sperimentato l'anno scorso. Chissà che anche il Covid qualche frutto buono lo lascia. E allora partiamo da questo anno. Qual è il tema che ci accompagnerà in questo anno? Lo prendiamo da questi due signori qua dietro, li vedete? San Giovanni Bosco e San Francesco di Sales. Perché manca poco ai 200 anni e tutta la congregazione salesiana si sta preparando in tutte le case salesiane ai 200 anni dal famoso sogno dei 9 anni, cioè il sogno che è stato la guida di Don Bosco, che lo ha orientato in tutte quante le sue scelte, nella sua missione educativa, il sogno grande che aveva nel cuore. E dall'altra parte i 400 anni dalla morte di San Francesco di Sales. Se ci chiamiamo salesiani, lo dobbiamo a lui, perché Don Bosco è proprio lui che si è ispirato tanto col suo modo di fare, dolce ma allo stesso tempo fermo, in cui Don Bosco ha visto tante caratteristiche del buon educatore. Ecco, queste due ricorrenze, questi due uomini, ci faranno un po' da guida in questo anno per poter fare un anno davvero a pieno. Troverete nell'atrio della sala insegnanti, davanti all'ingresso, su quel muro dove c'è la statua di Don Bosco, troverete uno slogan, che è un po' lo slogan di quest'anno. Amati e chiamati. Perché sì, uno dei grandi insegnamenti che San Francesco di Sales ha lasciato alla sua chiesa nel 1600, quando lui è stato vescovo nel sud della Francia, ma il suo insegnamento è arrivato fino al cuore, alla mente di Don Bosco, è proprio questo, è la centralità dell'amore. Cioè la centralità dell'amore per una vita piena, bella, realizzata e felice per l'uomo. E Don Bosco questa cosa l'ha imparata e l'ha tradotta per i suoi ragazzi. C'è un ragazzo che non ama, un ragazzo che non impara l'arte di amare, è un ragazzo che perde l'appuntamento con il cuore della vita. Perché tu puoi avere anche una pagella ottima, puoi avere anche un rendimento invidiabile, puoi uscire dalla maturità con tutte le lodi di questo mondo. Ma se non ami, se non hai imparato a distinguere il vero amore dall'amore contraffatto, se non hai imparato a smascherare le contraffazioni dell'amore, le loro falsificazioni, i loro simulacri, ecco. Non hai imparato la cosa più importante. Francesco di Sales è il dottore proprio dell'amore, cioè è colui che ha saputo nella storia della Chiesa più di ogni altro insegnare ai suoi contemporanei, a tutti coloro che sono nutriti dai suoi insegnamenti nel tempo, che cos'è veramente l'amore e come questo amore provenga da Dio. Don Bosco diceva che l'educazione è cosa di cuore, solo Dio ne possiede le chiavi. Ed è proprio vero, così stesso, proprio perché è dell'amore questa cosa qui. E così è proprio per l'amore. Solo Dio ne possiede veramente le chiavi e ci aiuta a discernere, a comprendere come davvero siamo autenticamente. Del resto, quando guardiamo Gesù, che cosa vediamo in lui se non vediamo un esempio, o meglio ancora, la pienezza dell'amore, quell'amore che non ha ombre, che non ha l'eredità pesante del peccato. E allora davvero camminiamo quest'anno per cercare di, alla scuola di San Francesco e alla scuola del nostro santo Don Bosco, capire veramente che cos'è l'amore, quello autentico, quello che non tradisce, quello che ci riempie il cuore di felicità. Allora, augurandovi di diventare tutti quanti promossi e senza debiti in questa materia così importante che è quella del imparare ad amare, vi auguro a tutti una buona giornata e un buon anno scolastico. Ciao a tutti! Grazie.